spero che i tifosi sperino in qualcosa in qualche segnale concreto a parte della società, indipendentemente dalla messa a mare o meno. Noi abbiamo voluto dare ancora un segnale di responsabilità verso questa nuova proprietà e quindi ci aspettiamo di essere ripagati nel migliore dei modi. Grazie, grazie ad Alessandro Lucarelli. Grazie a voi. E parlavamo prima con Tommaso, insomma, che però insomma, arriveranno ulteriori punti di penalizzazione. Lui stesso diceva che questo è proprio penalizzante anche per voi giocatori. Ma sì, sotto l'aspetto sportivo sicuramente è un'altra mazzata che prendiamo, però purtroppo quest'anno di sportivo abbiamo parlato veramente poco. Quindi credo che la cosa fondamentale in questo momento sia quella di salvare la società e se dovessero arrivare questi benedetti soldi sicuramente sarebbe un passo in avanti importante. Ma quindi ci credete alla fine se avete deciso di spostare? Tra l'altro di una settimana mi pare di aver capito, no? Il termine No, non c'è, per cioè non c'è un sine die. giorno preciso. Io credo, ho parlato oggi pomeriggio col Presidente, credo alle sue parole. È un Presidente che è arrivato da poco, quindi ha bisogno anche lui dei tempi per poter fare certe cose. Tanto farla aspettare un giorno, due o tre non cambia niente. Abbiamo capito che è un Presidente che sta lavorando, che sta cercando di far arrivare questi soldi il prima possibile e quindi cerchiamo di, no, cioè mi sembrava il minimo quello di dargli fiducia e sperare che questi soldi arrivino. E quindi insomma il segnale è abbastanza positivo, forse anche perché avete avuto modo di conoscerlo da vicino, è stato con lui, con voi a Roma, cioè un segnale di presenza che forse era un po' che non si notava. Da maggio noi non abbiamo più visto nessuno, quindi il fatto di avere già un presidente con noi che fa il viaggio con noi, che sta vicino alla squadra, che viene negli spogliatoi, sicuramente è una cosa positiva. Quindi credo che lui stia facendo di tutto per farsi ben volere. È normale che da lui chiediamo i fatti, perché fino ad oggi dagli altri ne abbiamo visti veramente pochi. Deve correre perché purtroppo non ha tanto tempo per doverlo dimostrare, però mi sembra che stia lavorando per questo. Non possiamo far altro che sperare e dargli fiducia, poi ci riaggiorneremo più avanti. Lui aveva fatto questo spot, abbiate fiducia in me, credete in me, anche se poi in realtà i tifosi stessi, insomma, un po' conoscendo i suoi precedenti, un po' forse perché vessati loro stessi da lunghi mesi di promesse e parole, insomma, anche con fatti non mantenuti, diciamo così, guardano con un po' di titubanza a questo nuovo presidente. Ma Come sì. possiamo tranquillizzarli, se è possibile tranquillizzarli? Ma io non posso tranquillizzarli perché non ho le armi per farlo. L'unica cosa che posso dire è che per prendere in palma queste condizioni non c'era la fila. L'unico che si è presentato è stato lui. Quindi diamogli quantomeno il tempo e la fiducia di fare quello che ha detto. Se poi non lo farà, sarà pari degli altri che si sono preceduti. Però credo che insomma, quantomeno, come hai detto, è un presidente presente che è vicino alla squadra, che va a parlare in lega con gli altri presidenti. Cioè, credo che di più non possa fare. La diffidenza purtroppo c'è perché arriviamo da 6 mesi incredibili dove ne abbiamo viste di tutti i colori. La sta pagando lui sulla sua pelle e speriamo che lui stesso riesca a smentire tutti. E com'è lavorare, diciamo così, in questi giorni con queste ulteriori, diciamo così, novità che si susseguono? Non è una stagione semplicissima, via. No, ma magari fossero questi giorni. Qui è 6 mesi che parliamo veramente poco di calcio e tanto di tutto il resto, quindi sotto quell'aspetto siamo abbastanza vaccinati. Perfetto, grazie ad Alessandro Ale, Lucarelli. grazie a voi.